Ho, ho, ho! Merry Christmas! Non riposa mai, neanche in vacanza. Ma c'è chi è disposto a combatterlo, anche in vacanza. Un eroe impavido, senza paura, pronto a tutto. Mentre voi riposate nelle vostre case, il nostro eroe affronta i mali più temibili. Ciao, carote! Madonna. Benvenuti in Danny the Vlog 4. Cominciamo col dire che è quasi Natale e abbiamo già ricevuto una marea di regali. Il nano da giardino è andato via, è arrivato Monti, sono aumentate le tasse e si prevede una seria crisi a partire da gennaio con un probabile crollo dell'euro. Ma a chi cazzo li dobbiamo tutti questi soldi del debito pubblico? Perché si parla di crisi se i negozi vendono più dell'anno scorso e i supermercati sono sempre più pieni? E perché un governo di transizione può permettersi di prendere decisioni così importanti come la manovra Monti? Ma soprattutto, da dove salta fuori Mario Monti? Per chiarirvi le idee, ho deciso di realizzare un nuovo tipo di video, che arriverà molto presto. Intanto, scriverò parte di quelle risposte su queste banconote. Ma adesso, vediamo cos'è successo in queste settimane. Sono stato alla mostra internazionale di Body Worlds e devo dirvi che ne sono rimasto traumatizzato. C'erano infatti esposti veri cadaveri di esseri umani, sguaiati, sezionati, perfino bambini e donne con il feto ancora in grembo. Non lo so voi, ma credo che lucrare su dei cadaveri non sia arte. Scienza, visto che sono state fatte delle vere sculture con questi cadaveri. E voi che ne pensate? Fin dove si può spingere l'arte, la scienza e la tecnologia? Ho visto un'esperienza assurda per via di un pianoforte che si è messo a suonare da solo. E di un topolino che mi perseguitava. Ma la cosa più importante di tutte, sono diventato partner di YouTube. Grazie a tutti per i commenti sul canale. Per ringraziare tutte le persone che mi sostengono, ho creato l'angolo degli YouTubers. Se volete dare un'occhiata, cliccate sul link qui. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di condividerlo. Ragazzi, scusate se questo video l'ho fatto così di fretta, ma sto morendo di sonno e sono le 4:18 e ho il treno alle 8:20 e non ho ancora chiuso occhio. Quindi vi prego di perdonarmi, i prossimi video saranno fatti meglio, però devo ancora farmi i bagagli per farvi capire. Quindi grazie a tutti del sostegno che mi date in continuazione. Se potete, condividete questo video se vi è piaciuto. E auguroni a tutti e buon Natale.